Mister Cunico, innanzitutto come sta la squadra? Hanno recuperato i giocatori che in settimana hanno avuto dei problemi? Ma l'abbiamo recuperato con l'auto, mentre Nicoletto siamo sull'80% non disponibile, però verifichiamo magari domenica mattina assieme allo staff medico, però per il momento l'80% non è disponibile, mentre Pilon e Bigiol sono ancora ai box. E per quanto riguarda i convocati, quanti saranno? Convocati sono 19, abbiamo anche appunto Nicoletto come 19esimo, vedremo se lui sarà disponibile, altrimenti andrà in tribuna e verrà in panchina Barzan. Parlando invece dell'avversaria, troverete sicuramente una compagine diversa da quella che avete trovato all'andata. Ripercorriamo però quello che successe nella partita, quando vinceste, all'ultimo momento, diciamo. Sì, all'89esimo perdevamo 2-1, siamo stati bravi a fare il pareggio al 90esimo e poi subito mettere la palla al centro e proporsi subito in avanti, e al 93esimo c'è stata la vittoria. È stata una partita difficilissima, dura, su un campo pesantissimo, però quella volta abbiamo dimostrato di avere grande carattere perché comunque non ci siamo andati per persi, quindi abbiamo avuto la forza e la voglia di rimontare e ci siamo riusciti, magari anche con un pizzico di fortuna che non guasta, però alla fine c'è stata una grande volontà, un grande spirito di sacrificio da parte dei ragazzi. E adesso, come dicevo, troverete un'avversaria diversa a partire dalla panchina, perché c'è Sì, stato il certo, cambio dell'allenatore. troviamo De Agostini che è un mio amico, tra l'altro, come allenatore, perché ci siamo incontrati diverse volte quando era a Sacile. È una squadra, sì, un po' diversa, sicuramente segue le direttive del mister De Agostini che sono diverse da quelle che erano del mister precedenti. E loro hanno subito un grosso, un grave infortunio, secondo me che è abbastanza pesante perché Furlan è un giocatore per loro determinante importante e quindi è stato operato allo zigomo e di conseguenza non sarà della partita. Per noi è abbastanza importante perché per loro è un giocatore fondamentale. E per ultimo, dica la verità, mister, lei spera che a Padova il Treviso subisca uno sgambetto? È chiaro che speriamo tutte le domeniche, non solo a Padova, che subisca lo sgambetto, però stessa cosa stanno pensando loro, quindi noi dobbiamo guardare di Venezia, dobbiamo guardare la nostra strada, il nostro percorso e stiamo facendo molto bene come lo sta facendo il Treviso, sappiamo che non dobbiamo perdere punti per strada, è già da domenica e quindi noi dobbiamo sempre andare in campo per dare il 100%.